Ah, piove anche, Gianetta? Vigina. Sì, I fatti dell'ane! Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho sempre questa difficoltà di mettere su sta cintura qua. Diciamo così. Buongiorno, buongiorno. Ci sono molte cose da dire, molte cose da fare, però adesso pian pianino le diciamo. Arriviamo un po' in ritardo dopo la partita di venerdì. Ormai si è passata la vita, Gianetta, da venerdì. Non lo so. Abbiamo fatto in tempo a riflettere molto sull'accaduto. Bravo, bravo, perché c'era da riflettere. E diciamo che dai commenti social si riflette sempre un po' di pessimismo, di cose così, ma alla fine siamo secondi, saremmo primi in chiate d'ori gironi, Sì, il punto è che la vittoria, i tre punti... Sarebbe mia di lamentarti, no? Venerdì? Sono arrivati con una sofferenza durata 95 minuti. Ma insomma, tutti? No. Durata fino al 95esimo. Di qua. Esattamente. E questo ha un po', diciamo, ha un po' condizionato la percezione del risultato e delle reali potenzialità della squadra di rimanere agganciato alla vetta della classifica. La realtà è che la squadra ha dimostrato di avere un buonissimo, ottimo potenziale. Lo ha dimostrato con un inizio di gara, primi 20 minuti, forse 25, forse anche di più, con un furore agonistico. Andiamo bro, a su suito. E con un 1-2 di tysoniana memoria, se vogliamo. Tysoniana! Sì, ma è Tyson dei tempi, quelli degli anni 80. Ciao Tyson adesso. Perché adesso, vabbè. Vabbè. Tysoniana. Quindi, per rimanere col paragone pugilistico, ma soprattutto col campione americano Mike Tyson, come succedeva anche a lui, se non riusciva a chiudere l'incontro nelle prime 2-3 riprese, poi alla lunga che dava un morso e gol, andava un po' in sofferenza. È quello che è successo più o meno anche a noi, non riuscendo a chiudere definitivamente, perché poi sul 2-0 può essere già considerata quasi chiusa, non è mai chiusa col 2-0, perché basta infatti un gol per riaprire i discorsi, soprattutto se, e qui inviterei anche Ciccio Vecchi a una riflessione. Ciccio Vecchi! Bisogna tener conto del dispendio energetico, perché è stato elevato nel primo tempo, e quindi anticipare un po' i cambi. Lui è abituato a farli verso l'80esimo, di solito li vediamo fare al 60esimo, dopo l'ora di partita. E lì sembra proprio che servisse l'apporto di forze fresche e rinfoltimento anche a centrocampo, come è stato fatto, a mio avviso, un po' tardi. Per il resto... Rolfo! Che dopo siamo qua a parlare, però se Rolfo butta dentro il 3-0, sì che è chiusa. Certo. Stavo proprio intendevo quello quando dicevo bisognava infliggere il colpo del KO, che non è arrivato, ma eravamo comunque sul 2-0, quindi sta sgranando da oggi, come ragazzi, bisogna correre ai ripari velocemente. Ma qua ai ripari siamo secondi, nessun tipo di problema su questo. Posizione che probabilmente in questo momento è quella che ci meritiamo. Importante non guardare per niente in su, ma guardare sempre in casa nostra,
perché sì, i risultati stanno arrivando, bisogna sistemare ancora delle cosette e quindi molto meglio se risolviamo tutto, sistemiamo tutto in vista di, insomma, un finale di girone d'andata che sì, sarà molto importante per rimanere lì, lì. Dove possiamo dare fastidio alla lunga. Alla lunga, per una battaglia di logoramento. Logoramento, ragazzi. Salutiamo anche tutti i padovani che ci seguono con trepidante attesa. Sì, Nigo e Moia mia, e loro stanno facendo un super campionato, iperformando, se sei così. Chi fa de pide quello che, ecco, mi si spiegherà la mia calori. Però anche noi stiamo facendo un campionato, un signor campionato, perché c'è poco da fare. Game ho 2 punti di più del Mantova dell'anno scorso. Sì. Vediti. Ah, ma il percorso è abbastanza netto, sulla falsa riga di quello che abbiamo visto nella fase finale dell'anno scorso, nonostante siano cambiati gli interpreti, quindi le fasi iniziali di questo campionato sono state un po' complicate da qualche tentativo del mister di ricostruire gli equilibri che aveva ben trovato nel finale dello scorso anno. E gli uomini che sono arrivati, in primis Carraro che ormai sì, centrocampista di qualità, di quantità così, ma che goleador, certo. De precisione però, sempre nell'anguin lì, così, destro e sinistro. Ma sicuramente gli innesti sono stati positivi. Zamparo, gladiatore però cacciato, però vabbè, però noi apprezziamo chi lotta fino alla fine. Sicuramente gli innesti stanno dando il loro contributo positivo. Non dimentichiamo che aspettiamo anche i pilastri dello scorso anno, e quindi tutto. Piccola parentesi, Golemic, chi ha detto che non è mica tutto sicuro, non hai detto niente, dunque restiamo lì. Sì, gli altri due si stanno preparando, vedremo anche video in cui sono gagliardi. Esattamente, noi li aspettiamo, nel frattempo ci godiamo anche le prestazioni del nostro portierone Confente, che ha salvato almeno in un paio di occasioni, anche forse di più, 3. Ma com'è? Perché negli ultimi 3 non aveva fatto niente, ragazzi, cioè inoperoso, ma com'è che faccia qualcosa anche lui, guadagnasse stipendio? E invece c'è, ha dimostrato, ha fatto un paio di uscite con la doppia parata, quasi sì, molto simili le 2 parate di venerdì. E quindi dai, adesso c'è il turno di Coppa Italia, domani sera Rimini. Sì, turnover, penso proprio di sì. Usiamo questa competizione per dare spazio a chi magari ha giocato un po' meno. Ma solo sì, Cester, lungo elenco di persone, di giocatori che hanno bisogno di mettere minuti sulle gambe, di esercitarsi un po' sulla partita vera. Bene così, cerchiamo di portare avanti tutto, perché siamo in tanti e fra poco saremo sempre di più. Sempre di più! Mamma che citazione, Gianetta! E quindi niente, bisogna tenere mossi tutti. Tenerli mossi. Bravo. Perfetto, signori, abbiamo detto tutto, sì, dai, più o meno tutto, dai. Sì. Tutto sotto controllo. Se no, scrivetelo nei commenti. Ecco, commentate. Bene, signori, come sempre, per sempre, ovunque e dovunque, forza Lane.